Desidero dare il benvenuto a tutte le autorità civili, il viceprefetto, il presidente della provincia di Pisa, al sindaco di Pisa. Un benvenuto speciale naturalmente ai nostri amici della comunità ebraica pisana, in particolare al presidente Guido Cava. Benvenuto a tutte le autorità militari e religiose presenti, agli allievi e al personale docente e non docente della scuola. E naturalmente il benvenuto a tutti i nostri ospiti e a tutte le nostre ospiti. Siamo qui per onorare uno studioso, uno scrittore, un pensatore, con il riconoscimento più alto che la scuola normale possa concedere. Il titolo dottorale di perfezionamento honoris causa. La scuola concede raramente questo riconoscimento. I professori Menozzi e Conrieri illustreranno le motivazioni che ci hanno portato a questa decisione. Io vorrei dirvi perché abbiamo scelto questa data. Oggi, 27 gennaio, si celebra l'International Holocaust Remembrance Day. La legge istitutiva di questa giornata in Italia, che ora verrà proiettata, recita: la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. È per noi motivo di grande orgoglio che questa legge sia stata promulgata da un normalista, allievo del corso ordinario, nonché perfezionato honoris causa, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, a cui va il nostro affettuoso saluto. In quella legge avete visto anche un riferimento a un'infamia italiana, le leggi razziali del 1938. Stamane il sindaco Filippeschi ha promosso un evento a San Rossore per ricordare questa vergogna. Era presente un amico della scuola e mio personale che ho già menzionato, il presidente Cava. Guido, all'età di 8 anni, ha vissuto su di sé quella violenza. Credo poi sappiate, spero sappiate, che un'altra vittima di queste leggi fu Paolo Oscar Christeller, che alla scuola fu chiamato dal direttore Gentile come lettore di tedesco ed ebbe tra i suoi allievi proprio quel giovane Ciampi che ho menzionato. Anche Christeller fu insignito del perfezionamento honoris causa nel 1983. Ma questo 27 gennaio va guardato soprattutto con un profilo più ampio, su una scala più ampia, va guardato su scala internazionale. E quindi è giusto, e desidero farlo, citare quello che il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ci incoraggia a fare. We must also go beyond remembrance and make sure that the new generations know this history. We must apply the lessons of the Holocaust to today's world. This is why we chose this day, dear Abraham, because while we honor you for your outstanding achievements, we are confident that your international standing, your personal history, together with the history of Scuola Normale and all that is taught here, will nourish this memory. We are confident also that this memory will be a powerful deterrent against such abominations in the future. Tornando alla nostra cerimonia per il perfezionamento honoris causa, abbiamo previsto la rituale laudatio,
Do quindi la parola e lo ringrazio al professor Davide Conrieri, docente di letteratura italiana alla Scuola Normale. Qui non siamo in Toscana, non esattamente il posto dove rilassarsi. Con questa battuta, due riservisti ammoniscono il regista Yair Moses e lo sceneggiatore Shaul Trigano che, risollevatisi da un fossato in cui avevano trovato riparo dallo scoppio di un razzo, se ne stanno in piedi tranquilli a conversare accanto alle loro automobili. Obbedendo all'esortazione dei riservisti, forza brava gente, muoversi! Regista e sceneggiatore riprendono il loro viaggio nella zona di confine con la striscia di Gaza. L'episodio appartiene al più recente romanzo di Yehoshua, La scena perduta, appena uscito. In questo episodio, come in altri della scena perduta, compare un aspetto ricorrente centrale della narrativa di Yehoshua. La peculiare condizione di Israele, mai in pace, campeggia in quasi tutti i suoi romanzi, a partire dal più remoto, L'amante, fino all'ultimo uscito. Mai in pace non significa sempre in guerra guerreggiata, significa costantemente segnato, se non da atti di guerra, da postumi di guerra, da minacce di guerra, da aggressioni, da conseguenti misure di controllo e di repressione. Morti e dispersi, vedove e orfani di guerra, danneggiamenti e distruzioni, bombardamenti e attentati, posti di blocco e arresti, accertamenti e perquisizioni. Un clima, quand'anche non pericoloso, a volte più o meno vagamente allarmante, percorso da tensioni etniche e religiose che possono manifestarsi con durezza. Non si tratta semplicemente di un verisimile fondale sul quale collocare attori e avvenimenti, ma della determinazione di uno spazio geografico e psicologico che contribuisce a definire la fisionomia dei personaggi, a indirizzarne le azioni, a provocarne le reazioni. Al di là però di queste funzioni, la peculiare condizione di Israele costituisce anche nella narrativa un tema fondamentale per Yehoshua. Dico anche nella narrativa perché tale condizione e le sue ragioni sono state oggetto di interventi saggistici da parte sua. Spunti e idee comuni tra questi interventi e i testi narrativi ci sono, ma ovviamente l'impostazione è tra gli uni e gli altri diversissima. Come diversissimi sono gli esiti di scrittura. Nella narrativa la peculiare condizione di Israele e l'insieme delle sue ragioni e della vicenda attraverso le quali si è formata e si mantiene non sono indagate, come negli interventi saggistici, mediante un argomentare lucido e compatto, ma sono rappresentate e ricostruite mediante storie e discorsi di personaggi, in maniera avvincente e coinvolgente. Noi, a differenza di Yair Moses e di Shaul Trigano, i personaggi della scena perduta prima menzionati, siamo in Toscana. Va da sé che, al di là del fatto occasionale che oggi noi siamo effettivamente in Toscana, che Toscana qui, come nella citazione iniziale di Yehoshua, è figura per tutti i paesi non tormentati dagli specifici problemi di Israele. Eppure, comprendiamo e più avvertiamo attraverso tutte le pagine della narrativa di Yehoshua dedicate al tema, sentimenti e sensazioni che il vivere in Israele può generare: rabbia e lutto, insicurezza e disperazione, ma anche solidale pietà, volontà di impegno e speranza. Comprendiamo e avvertiamo persino quell'inquietante tranquillità che sotto un cielo solcato da razzi hanno Moses e Trigano nella stanca indifferenza con la quale, almeno momentaneamente, sono portati dalla forza dell'abitudine. E attraverso le pagine di Yehoshua vediamo fattori e problemi relativi alla condizione di Israele e alla condizione ebraica. Si tratta di un comprendere, di un avvertire e di un vedere assolutamente differenti da quelli che possono produrre reportage o studi. Perché nelle pagine narrative di Yehoshua la peculiare condizione di Israele è tutta calata nell'esperienza vitale dei personaggi, provata, guardata e non di rado raccontata da loro, con quella partecipazione e a volte con quelle deformazioni che sono proprio appunto di un'esperienza vitale. Ma è caratteristica generale della narrativa di Yehoshua quella di assumere e affrontare temi di grande rilievo storico, psicologico, morale, sociale, non solo sempre cogliendoli
nella concretezza delle esperienze di umanissimi personaggi, ma anche trasformandoli spesso in motori di trame avventurose. Si pensi esemplarmente a Viaggio alla fine del millennio, dove la controversa interpretazione di una norma matrimoniale ebraica è movente di un lungo viaggio, fatto di ariosa navigazione oceanica e di faticoso avanzamento per terra, che porta all'esplorazione, alle soglie dell'anno 1000, di differenti popoli e costumi. Un viaggio che pone alla prova i personaggi di fronte a questioni che, in maniera differente, si ripresentano nell'opera di Yoshua. La religione e i suoi vincoli, gli incontri e gli scontri di civiltà, le stagioni della vita umana, i legami familiari, l'amore coniugale, la forza dell'eros, il senso di colpa, la morte. Nelle pagine di Yoshua, persino ciò che considerato astrattamente si può configurare in termini di dibattito artistico e letterario, viene riversato nel flusso dell'esistenza. Così, nella scena perduta, il problema concernente la qualità realistica o simbolica dell'arte acquista corpo e drammaticità nella scelta e nel ripensamento del vecchio regista Moses e nel conflitto che lo oppone allo sceneggiatore Trigano. Il che non comporta che quel problema e altri a essi connesso perdano la loro rilevanza teorica, perché, e questo mi pare un punto importante, la riflessione e la discussione intellettuale trovano nella narrativa di Yoshua spazio quale parte della vita degli uomini, alla pari dei loro impulsi e dei loro sentimenti. So di essere stato generico quando ho parlato a proposito delle rappresentazioni e delle ricostruzioni di Yoshua di maniera avvincente e coinvolgente. Da un lato, in quel punto mi interessava insistere sul versante tematico dell'opera dello scrittore. D'altro lato, facevo affidamento sulla competenza e sulla memoria di lettori di Yoshua di chi mi ascolta, talché mi pareva lì sufficiente un accenno rievocativo. A quelle competenze continuo a fare affidamento. Motivare in misura appena adeguata il giudizio richiederebbe un indugio qui non consentito. Occorrerebbe perlomeno soffermarsi con qualche esempio sulla caratterizzazione dei personaggi attraverso una misurata alternanza di attenzione ai loro atti e ai loro movimenti interiori e attraverso l'attribuzione a essi di qualche piccola abitudine o necessità ritornante che li fissi e ne fissi l'individualità nella mente del lettore. E sui dialoghi, costruiti con una tecnica che segue un tempo, fra il detto e il non detto, l'andamento del pensiero e del cuore dei parlanti, e una linea musicale. Non del gioco delle proclamazioni, delle confessioni, delle ammissioni, delle interrogazioni, delle reticenze, degli scambi polemici, dell'ironia, del sarcasmo, e insieme il gioco delle voci che si innalzano, si abbassano, rallentano, accelerano, si affannano, si placano, si distendono in lunghe esposizioni, si raccorciano in battute smozzicate, si contrastano, si assecondano. E sulle descrizioni, sulle loro specifiche modalità, per esempio, la ricerca di evidenza mediante l'attenzione ai particolari, ai piccoli atti che in sequenza fanno un'azione compiuta, o la tendenza a cogliere in maniera sensuale, oltre che pittorica, dati atmosferici. Il cielo, il mare, il vento, la neve, la nebbia, il freddo, l'afa, la luce meridiana e quella crepuscolare, con le loro apparenze, i loro odori, le sensazioni fisiche che producono. Su un aspetto dell'opera di Yoshua mi accingo a spendere qualche parola di più, l'intreccio. Esso è, mi pare, una delle chiavi principali d'accesso a quell'opera e anche uno dei suoi principali punti di forza. L'intreccio, momento fondamentale di qualsiasi racconto, è per Yoshua oggetto di grande studio e di continua ricerca e sede di innovazioni sorprendenti e affascinanti. Innovazioni che non hanno solo una dimensione tecnica, di sperimentalismo strutturale della narrazione, ma che hanno motivazioni, implicazioni e ricadute in altri ambiti. Parlare dell'intreccio, nel caso di Yoshua, più che nel caso di tanti altri autori, è così un modo di riguardare, come da uno scorcio di prospettiva, pure differenti aspetti dell'opera. La questione dell'intreccio è affrontata esplicitamente e abbastanza estesamente nella scena perduta. Un giovane insegnante di storia del cinema spagnolo, calorosamente approvato dal regista Moses, eccezionale una critica acuta, esprime riprovazione per i film a doppia trama, ossia quelli in cui la mancanza di pieno sviluppo del problema iniziale, per esaurimento della forza di immaginazione dello sceneggiatore e del regista, è compensata dall'aggiunta alla prima di una seconda trama. Tale arbitraria soluzione si oppone alla soluzione giusta,
capace di produrre un intreccio chiaro, uniforme. A fondamento di questa posizione sta il principio che un'opera artistica, a differenza della vita reale, segue una direzione chiara che si delinea gradualmente. La richiesta è dunque di un intreccio unitario, progressivo, conchiuso. Più avanti, nella scena perduta, Trigano esalterà il valore della conclusione, lamentando che una conclusione debole, imbastita con un filo grezzo, non è cosa rara al cinema, in teatro, in letteratura. Già che il discorso verte ora sulla scena perduta e sulla questione della conclusione dell'intreccio, converrà dire che la conclusione di questo romanzo è perfetta. Una soluzione meravigliosa, nella duplice accezione che l'aggettivo ha nell'italiano moderno, scioglie nel medesimo tempo il problema artistico e il problema personale che sono al centro del romanzo. E li scioglie parimente attraverso la dichiarazione esplicita del protagonista, con la quale il romanzo termina, e attraverso l'invenzione della situazione narrativa, attraverso le parole pronunciate come attraverso la scena che tali parole suggellano. Quella scena è, nel suo semplice esserci, il risarcimento concreto della scena anticamente perduta dal regista. Non dirò qual è la scena conclusiva del più recente romanzo di Joshua, non solo per il trito motivo di non togliere ai futuri lettori del romanzo il piacere della scoperta, ma anche perché non se ne potrebbe cogliere il pieno significato al di fuori dell'intero processo narrativo, alla fine del quale la scena giunge insieme sorprendente e adeguata. Del resto, la solidità della struttura, pur nella varietà di impianto dei singoli testi, è una qualità costante nelle opere narrative di Joshua. Non meno che altrove, in quelle opere nelle quali l'articolazione e i conflitti di posizioni sentimentali o mentali dei personaggi sono interamente affidati alle loro voci. Una scelta di portare alla superficie del testo, nelle sue strutture più evidenti, la polifonia romanzesca, che Joshua compì in maniera radicale già nel suo primo romanzo, L'amante. La vicenda, paradossale, commovente e divertente, di questo romanzo, si costruisce sotto gli occhi del lettore esclusivamente attraverso le voci dei suoi sei personaggi. Voci che si avvicendano nel testo, determinando uno scambio di prospettiva che avviene, secondo che si è dato la pena di eseguire il conteggio, ben 99 volte. Nelle varie sezioni in cui si susseguono le voci dei personaggi, trovano posto il racconto degli eventi della trama e discorsi diretti, oltre che riflessioni dei personaggi stessi. Solo in una sezione, sul finire del romanzo, sono presenti le voci di due personaggi, che si alternano con frequenza, l'adolescente israeliana Dafi e il ragazzino arabo Naim, che raccontano a vicenda, ciascuno secondo il proprio punto di vista, i medesimi fatti dell'incontro culminante in un rapporto sessuale tra di loro. Ne risulta una sorta di moderno duetto d'amore, felicissimo per il rapido e concertato alternarsi di battute e di prospettive. La ricerca sulla polifonia è continuata in altri romanzi con vari approdi. Se in Un divorzio tardivo viene riproposta con ritmo più disteso l'alternanza di voci di personaggi attuata nell'amante, nel Responsabile delle risorse umane l'impersonale voce narrante è interrotta da inserti di voci corali. La prova forse più ardimentosa e tanto seducente e appassionante della ricerca polifonica è forse nel Signor Mani, dove i cinque dialoghi che costituiscono il corpo del libro proiettano il lettore da un luogo all'altro e all'indietro da un tempo all'altro, 1982, 1944, 1918, 1899, 1848. Il passaggio vertiginoso tra i dialoghi, di ciascuno dei quali noi udiamo la voce di un solo interlocutore, è temperato dalle notizie che a corredo di essi vengono fornite su personaggi e eventi. Tali notizie, con i dialoghi stessi, ricostruiscono storie individuali, ma soprattutto nella storia generale, la storia, per molti versi emblematica di vicende ebraiche, della famiglia Mani. Nel più recente romanzo, l'attenzione alla risorsa del racconto che è la voce narrante non porta alla sua moltiplicazione, ma si manifesta in un cambiamento di destinatario. Nella scena perduta, la voce narrante, che per la restante parte del romanzo non ha un destinatario esplicito, rivolgendosi di fatto al lettore, con mutamento improvviso e temporaneo, dal principio del penultimo capitolo si indirizza al protagonista del romanzo,
e mantiene tale orientamento fino al termine di quel capitolo, che costituisce il momento più drammatico e lo snodo risolutivo del conflitto tra il regista e il suo ex sceneggiatore. Anche su altri aspetti strutturali del racconto, diversi dalla voce narrante, l'inventiva di Yehoshua si esercita magistralmente. Ne è esempio recente Fuoco Amico, pubblicato nel 2006. La trama si fonda sulla contemporanea vicenda di due coniugi che si dividono per un breve periodo. Mentre la moglie, Daniela, va in Tanzania per alimentare in sé la memoria della sorella morta, evocandone con il cognato la figura, il marito, Amos Yahari, rimane in Israele. Il romanzo si articola in 12 capitoletti dedicati, con regolare alternanza, metà al racconto delle vicende di Daniela e metà al racconto delle vicende di Amos. Questa alternanza, rilevata dalle sue così evidenti e ricorrenti scansioni, appare subito quale artificio per accrescere la curiosità del lettore, trasportandolo con frequenti transizioni dalla storia di Daniela a quella di Amos e lasciandolo in sospeso in punti cruciali delle storie. Ma poi, l'alternanza appare un mezzo per dar risalto alla tenacità del legame tra i due coniugi, su cui tanto insiste la narrazione, per restituire, sul piano strutturale, nel continuo e stretto intreccio narrativo tra le due storie, quel continuo e stretto intreccio di sentimenti e di pensieri che li unisce. Sette maggiori capitoli raccolgono, dividendoseli, i 112 capitoletti. Quei capitoli si intitolano la seconda candela, la terza candela, la quarta candela, la quinta candela, la sesta candela, la settima candela, l'ottava candela. La ragione dei titoli è giustificata sul piano del narrato. Daniela, insegnante, approfitta delle vacanze scolastiche del periodo dell'Annacà per compiere il viaggio. L'Annacà, o festa delle luci, si celebra con l'accensione di un numero crescente di candele dal primo all'ottavo e ultimo giorno della sua durata. Le candele sono assunte nei titoli per designare i sette giorni del viaggio di Daniela. Indicano dunque, sul piano del narrato, estensioni di tempo. Indicano però anche spazi letterari convenzionali. I giorni della realtà sono i giorni o le giornate in cui si dividono opere narrative, secondo il modello del Decameron. Ma soprattutto rimandano a una temporalità rituale, proiettando nelle nervature superficiali del testo suoi motivi di fondo, come tema narrativo, atte pensiero dei personaggi, l'accensione delle candele, con le sue connotazioni di osservanza religiosa, ma pure di riunione familiare e amicale, si presenta ripetutamente in primo piano nel romanzo. Creare legami e riverberi tra rappresentazioni, emozioni, riflessioni affidate alla narrazione e strutture letterarie e formali della narrazione. Istituire rispondenze e equivalenze tra contenuto, intreccio e architettura del testo, con esattezza ma senza rigidità, è qualità eminente di Yehoshua e manifestazione tra tante altre della grandezza sua di scrittore. Mentre allineavo sulla pagina le osservazioni che ho esposto, un ritornante ricordo creava in me apprensione, il ricordo di una considerazione che nella scena perduta fa il protagonista, che con Yehoshua ha indubitabili tratti comuni. Per un vecchio autore come me, quello che conta è che il film sia stato apprezzato e non tanto i motivi dell'apprezzamento. Quando sento ogni genere di spiegazioni e analisi che mi dimostrano come un giudizio positivo scaturisca da una totale incomprensione, faccio fatica a rallegrarmi. Più prudente sarei stato a esprimere semplicemente il grandissimo apprezzamento che l'opera di Yehoshua desta in me come in un mondo di lettori, che è poi il semplice e forte presupposto e movente del discorso che qui, con la confessata apprensione, concludo. Ora la parola al professor Daniele Menozzi, preside della classe di Lettere e Filosofia, che leggerà la motivazione per il perfezionamento honoris causa. Do quindi lettura della motivazione con cui la classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa ha proposto il conferimento del diploma di perfezionamento honoris causa ad Abraham Yehoshua in letteratura contemporanea,
motivazione che poi è stata accolta nella delibera con cui il Collegio Accademico della Scuola ha inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'approvazione ufficiale della proposta e che il Ministero ha accolto. Nato a Gerusalemme nel 1936, da famiglia di origini sefardite, dopo aver tenuto corsi in letteratura ebraica, disciplina in cui si è laureato all'Università di Gerusalemme, nelle università di Chicago, Harvard, Parigi, Princeton, dal 1972 Abraham Yoshua ha poi insegnato anche letteratura comparata all'Università di Haifa. In ciascuna delle sedi in cui ha svolto la sua attività accademica ha riscosso un vivo apprezzamento per l'originalità e la profondità del suo lavoro. Sul piano letterario è oggi lo scrittore israeliano internazionalmente più noto. Non solo le sue opere sono state tradotte in più di 20 lingue, ma anche ha vinto diversi premi, tra cui nel 2006 il Los Angeles Times Booker Prize e solo in Italia i premi Grinzane Cavour, Viareggio e Roma. Autore di romanzi, racconti, opere teatrali, ha incontrato un notevole successo editoriale fin dagli anni 70. In Italia ha scoperto da Giuntina, ha poi in Einaudi l'editore di riferimento. La sua opera più famosa, Il signor Mami, di cui ci ha parlato un attimo fa il professor Cornieri, una riflessione di lungo periodo sull'identità ebraica, ha trovato una straordinaria diffusione mondiale durante il corso degli anni 90, come testimoniano le numerose riedizioni e traduzioni. Le ragioni di questo successo si spiegano sia per la qualità letteraria delle sue opere, caratterizzate dalla finezza dell'introspezione psicologica, sia per la capacità di testimoniare, traducendola in espressività narrativa, la complessità dell'anima ebraica, in cui gli intrecci tra politica, ideologia, religione e sentimenti non si lasciano facilmente incasellare in schemi precostituiti, sia, forse soprattutto, per l'attenzione alle relazioni tra popoli che hanno tradizioni, culture e religioni molto diverse. Ad esempio, in Viaggio alla fine del millennio, traduzione italiana del 1997, si incontra la rappresentazione di un rapporto tra ebrei, arabi, europei, assai diverso e ben più aperto di quanto accade oggi. Si è infine per la capacità di mantenere aperta una prospettiva dialogica nel rapido mutare delle sensibilità e del gusto negli ultimi decenni. Ma Yoshua è anche un saggista che si è segnalato per il suo impegno a favore della pace israelo-palestinese, attivista nel movimento che guarda gli accordi di Ginevra del 2003 come la base di un necessario negoziato per la convivenza dei due popoli, non ha risparmiato critiche sia al governo di Gerusalemme per l'occupazione dei territori e per gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori arabi, sia al ricorso dei palestinesi alla violenza. Sotto questo profilo, il suo itinerario intellettuale appare esemplare nello sforzo di legare un'attività letteraria di alto livello con la soluzione dei grandi problemi del tempo presente. There's a little formal thing now that requires us to go back to Italian for a second. Just ha avuto la traduzione di tutto il resto, ma non di questo. Come ha anticipato il preside, in virtù dell'articolo 35 dello Statuto della Scuola, vista la deliberazione del Collegio Accademico della Scuola, visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, conferisco al professore Abraham Yoshua il diploma di perfezionamento honoris causa in letteratura contemporanea, con le mie personali congratulazioni.
Thank you so much. I'm very much honored by this degree that you are giving to me. To be in Europe for us, it's always something that gives us a lot of history that we are lacking in a certain way, a real history that is presented in your building, in your houses, in your tradition. Because I came here to Toscana because of the special event that was organized yesterday by the municipality of Florence and the responsibility of the region about the Holocaust, the day of the Holocaust, and the fact that I was so much impressed by regarding 12,000 students, young people from age of 16 to 19, sitting for 4 hours in the big stadium in Firenze, and they were listening to testimony and to speeches about the Holocaust, and it is about already 80 years after the starting of the Second World War. And the fact that there is today, there was a ceremony also here about so many years after the racial laws that was signed by the King of Italy, and the fact that you are keeping so much the memory and renewing the dealing with the memory of the Holocaust, I wanted to say, to devote my speech today not to literature, but to the question of the Holocaust. And as I said, my topic will be the Holocaust as a junction. The preoccupation with the Holocaust stems, I think, from something uniquely associated with it. As an event, it contains much that is deeply perplexing and incomprehensible. It is this essential incomprehensibility event that gives the event's demonic nature, which I think is at the root of the obsessional preoccupation with the Holocaust. There have been many and varied attempts to attack this subject from a number of directions, but still a sense of satisfaction cannot be achieved. Intellectual and emotional disquiet will be with us for a long time, and yet also the pile of documents and researches continues to amount. The bulk of the iceberg beneath the surface gets no smaller. We can expect continued study of the Holocaust to raise new, difficult, and even disturbing questions, some of which we have not yet encountered. But no taboo of this sort, we have no right to judge the dead, can be allowed to be imposed. We can anticipate that this subject will give rise to bizarre speculation and fantastic theories, and a new answers, attempts at explanation by referring to collaboration of the victims and the banality of the evil, were just the first inklings of this. Art and literature, too, have gone off into the theory of perverse experience in order to create a new identical shock, as the number of surviving eyewitnesses diminish. The more freely will human imagination range in its attempt to achieve understanding. All this will have to be met in a spirit of patience and openness. The horror of the events and the suffering of the victim will not rob the new attempts, including new emotional and moral judgment, of legitimacy. The freedom of man's spirit suffers no restriction. Hence, we must be aware
that further study is liable to inflict new pains and will sometimes require the generally expected views which were firmly and solidly established be abandoned. Like just recently the fact that the conference in the Villa of Veneza in Germany, there was the decision of the final solution, and it seems that it is not there. No one is exempt from having to re-examine his view of the world following the Holocaust. It was not just another historical event that we sought into in ready-made categories of one or another worldview. The world after the Holocaust is not the same as the world before the Holocaust. Mankind's horizon has been pushed back, and some of the fundamental concepts we live with have now to be re-inspected. We, the Jews, in particular, have to do this. The Holocaust has confronted us with some of the most difficult questions that can be raised. This requires new answers, or at least call for adjustment to the old answers. But we should realize that the experience of the Holocaust can serve to reinforce different and at times opposing worldviews. It is for this reason that we must view the Holocaust as a vast historical junction from which roads lead off in various directions, even in opposite directions. Following any one of these roads justifiable on the basis of this or that aspect, or that lesson drawn from the profound and complex darkness of that event. I will try to present some of the opposing consequences of the Holocaust that are taken by different people. The Holocaust can be apprehended in metaphysical terms, as demonstrating the inability of the rational mind to grasp and understand the world. The Holocaust thus reinforced the religious conception, as in God's answer to Job, "You don't understand the world, so don't try to judge the words that I am conducting because you don't understand it." The word of the Holocaust can be approached only by way of religious concepts. Despite the mortal blow received by the Jewish people in the Holocaust, the nation still exists, and that is additional proof of the special divine providence that watches over and accompanies it. On the basis of the experience of the Holocaust, the religious Jews can heighten their faith and sense clearly the grace of God. Just a small step stood between us, the people, and total destruction, and yet it has risen and had shaken off the ashes. A sense of God's omnipotence can emerge in the wake of the Holocaust. And this was to my great surprise that no religious people had abandoned his religion because of the Holocaust. But on another path, no less clear, also leads out from that same crossroads. The Holocaust was the final and conclusive proof that there is not and never was a God in heaven. How can we, any theological belief that speaks of divine providence, of reward and punishment, of divine grace, be maintained after the slaughter of 1 million children in the concentration camps? What meaning can religious sin have given the Nazi total non-discrimination between the righteous and the evil, between those who observe the commandments and those who deny God's existence? And what remains of the uniqueness of the Jewish people, for did not the Gypsies suffer a similar fate?
If someone doubted the existence of God prior to the Holocaust provided him with final confirmation of his doubts. Another two opposite direction. World War II provided conclusive proof of the nature and meaning of international relationship. In the final analysis, the world is a big jungle. Values have no meaning. International law has no meaning. Might is right. World War II demonstrated the true value of international guarantees and the worth of signed agreement. The inescapable conclusion to be drawn from the experience of the war is that every nation must depend only on itself, must be strong and always on the alert against attack and treachery. Don't make confession to in return for find something assurance. This you see, for example, in the attitude of Israel today towards Iran. Don't pay heed to values of international justice. In this word, homo homini lupus. And if you want to survive, you too must be a strong and alert wolf. However, the very opposite view, if coming from the same crossroad, can also be justified on the basis of the experience of the World War II. Behold what selfish and brutal nationalism leads us to. Constant striving to reform the world offers the only chances for survival. We Jews must be active partners in the reform of the world. It is necessary to strengthen the international organization, to foster the brotherhood of peoplehood, to merge races and people. In the final analysis, the free world triumph over the Nazi beast not only in its strength, but also in its spirit, in the freedom. The free world had conquered Nazi not only because they were stronger, but because they were free. That victory is a source of hope for a new order. And only by preserving the order and shoring up the value of justice is there any chance of avoiding the return of Nazism. The Holocaust also provided indisputable proof to all those who hold to notions of a unique Jewish destiny. How much our destiny and place in the world differ from those of other people, because most horrible apparent in the World War II. The yellow badge affixed to the Jews' garment was but a physical representation of what had always been known, that we are different. To seek to escape this singularity, destiny is for nothing, if not youth. This the Holocaust proved. The different historical pace of the Jewish people was only made more apparent by the horrible experience of the Holocaust. But on the basis of that same experience, others will say that the Holocaust proved once and for all the urgency of normalization of the Jewish people. They need to be a nation in the family of nations with equal rights and obligations. Here is the unequivocal Zionist conception demanding normalization of our existence. And there stand those who prove beyond a shadow of doubt that our unique historical destiny requires that we be dispersed among the nations. These people that were saying, how charitable was God in scattering us among the nations, because otherwise we had been in one place, we had been totally destroyed. But it is, of course, the opposite that is can be drawn from this situation. The fact that we have not been in one place make us more weak. And finally, the Nazis were scattering us, taking us from all the places. There is something symbolic
that we have been, there have not been killed the Jews in the countries as they were lived. The majority of them were brought to one place, and in this place they were destroyed. The Holocaust can provide proof of the utter impossibility of escaping from Jewish identity. Jews who tried to assimilate or deny their identity were forcibly returned to the fold of their people. Better then that we all freely identify as Jews, are united among ourselves, and we will be able to confront any similar visitation in the future, one more honorably and with great courage. Don't deny your Jewishness. But there can be a totally opposite conclusion, that those among the Jews who already converted themselves in the 19th century and tried to escape these people had been saved from the Holocaust. That the Nazi could not reach those Jews who had been already assimilated in such a way that nobody could trace them. So you cannot say immediately that better identify yourself as a Jew because afterwards the anti-Semite will come and sign you and point on you as a Jew. Here I have indicated only some of the possible opposing interpretation, each based on the same complex historical experience and unfolded before us in the World War II. The same facts lead in opposite direction: despair of the world, or faith in it, and a desire to reform it, a firmer belief in God's mysterious power, or a total loss of faith. Destiny or freedom, normalization of Jewish existence, or further conclusive proof of the abnormality of that existence. Every interpretation has its reasons. Every interpretation its proof. The experience of the Holocaust as a vast junction allows for a multitude of historical conclusions. Small wonder that in Israel, for example, both the extreme right and the extreme left have adopted the Holocaust as a powerful focus for their identification. And now even the religious is taking the Holocaust as the basis of their identity. At this giant junction, each person must make his decision, his own ideological decision, and set out on the road he has chosen. He must bear in mind, however, that the pace is just one of many, and despite his ideological opposition to the other routes, he must acknowledge the legitimacy of contradictory interpretation. The ideological struggle between interpretation, between the historical lessons drawn from the Holocaust, must be conducted, if not with a measure of hesitation, then at least with tolerance and respect. Before this tremendous, powerful event, the stature of each of us is bent low. But as long as we construct a worldview based on the Holocaust and try to incorporate it into an all-embracing structure to make it at least more coherent with the worldview, for that is the test of genuine coming to terms with the Holocaust, we must be careful not to establish simple and irresponsible linkage among concepts, facts, and symbol of the Holocaust and those of other fields. Not every minor dictator is a Hitler, and not every anti-Semite is a Nazi. The attempt to intensify opposition by having recourse to analogies from the World War II era can only diminish the force of the fact of the Holocaust events themselves. Let us not forget, the Nazi horror was greater than the horrors committed afterwards. The combination Hiroshima-Auschwitz, for example, is not proper. The dropping of an atomic bomb
cannot be included in the same category as the horror of Auschwitz. The Hiroshima incident was clearly a wartime operation, however extreme, against a cruel aggressor, an ally of the Hitlerian regime, wherein in Auschwitz brutal genocide was carried out on the basis of racist theory. We must be very cautious when we incorporating images from the world of the Holocaust into our life. The context in which the Holocaust took place, its scope and power must not be forgotten. Comparing Soviet Gulag with Nazi concentration camps is not right. The Gulag were very difficult, but you cannot say these were concentration camps. I remember when our leaders were talking about the PLO as a Nazi, or the Hamas as a Nazi organization, only obscure the essential difference between the Nazi madness and the anti-Semite consistency of murdering every Jew simply because he is a Jew, with the struggle on a territory, even in a cruel way, as the Hamas or the PLO are doing. We, the sons of the victim, we who must not forget, we of all people must be faithful to factual accuracy, to the proper proportion of historical events. The ideological conception I shall try to present is but one such conception. But in my view, it is the only one by which a Jew can continue to live after the Holocaust. First of all, I view the Holocaust as part of history. I have my good friend Elie Wiesel, who was speaking about the Holocaust as something outside history. It's not outside history. It is one of the events in the chain of history. There were pogroms before, there were anti-Semitism before, there were evil before, there were conflict with the Jew before. It is a long, long story, starting already in the Roman Empire before Christianity, even before Christianity. I do not see the Holocaust is it is true what then very sharp of the chain of events following the set pattern, even since we went into exile. It's make the climax of a conflict that had always been given on without ceasing between the Jewish people and the world. That is why, despite its scope and intensity, the Holocaust was not a one-time occurrence. Based on historical fact that will obtain, it can return. And the way in which Iran is threatening Israel today, it can return. The Holocaust, for me, the Holocaust is the final decisive proof of the failure existence of the diaspora. If anyone has illusion about our ability to find our place in the world as a people scattered among the nation, the Holocaust provided the final proof of where this form of existence is likely to lead us. To all believers that it is our mission of the Jewish people by the form of existence among the other people. And this is our mission, to give something spiritual, and we have to be going into the diaspora in every place and give our mission. The German answers to this kind of mission was the answers of many, many people. They don't want us to live among them and giving this mission. The symbiosis between the Jews and the German was the most important and the most intensive symbiosis in the world. And still, we saw what was the answer to this symbiosis. But most horrendous of all in that situation into which we were cast by the Holocaust came about the fact that we have no choice.
You see, people were speaking about the Holocaust, and I know this language in my country. They speak about the Holocaust as the victim of the Holocaust. They compare them as the victims in the Crusade time, or in the pogrom, or in the history of the Jews, where the Jews were deciding to sanctify the name of God, what we call Kiddush Hashem, by choosing to remain Jew and not to convert themselves. But this choice was not in the Holocaust. The victims of the Holocaust did not die for their identity. They did not try for any purpose. We have been killed for nothing. For nothing, I say. Not for ideology, not for religion, not for territory, not for money. The way in which we were killed, it was killed for nothing, and there was no choice of it. This is the most despair way. Because in the Crusade time, when the Jews were committing suicide and say, we will not convert, and they were killing themselves and their children, okay, you say, they have taken a very, very difficult decision, but they have not taken this decision in order to respect themselves. But this was not the Holocaust. No choice was given to the Jews. Even the Jews that would say, I will become Nazi, and I will join you, and I will make a war with you, he would be refused. In this sense, for me, and this is the reason why the word Holocaust was changed into Shoah. The Jewish people's terrible sacrifice in the Holocaust was for no purpose. The Hebrew word Shoah, with its echoes of utter devastation, expressed the nature of this sacrifice. Better than the word Holocaust, a Christian term for a whole burnt offering, a sin offering by someone for something. Holocaust is something that you are giving to something. You are taking the burning offering in order to save your sin or to do something like that. Those whom the concentration camp flames consumed did not die for any idea, for any worldview. They did not meet their death for the continuation existence of the Jewish people or for the imminent redemption. There are some who say, or at least try to console themselves by saying, that it was the Holocaust that, as it were, begate the state of Israel. And they give the proof by the fact that the UN, after the Second World War, the Soviet camp and the Western camp joined together in the middle of the Cold War, in the middle of the bitter Cold War, both of them were joining in order to create the state of Israel. And in a certain way, perhaps they have done it because they saw the terrible consequence of anti-Semitism to themselves, not only to the Jews. They saw the madness of anti-Semitism of Hitler, how terrible it was also for the people, the other people, not only for the Jews. But I cannot console myself by saying that without the Holocaust there was not the state of Israel. The Holocaust simply cannot be accepted by virtue of the later establishment of the state of Israel. If we were confronted with the choice, no Holocaust, and therefore no state of Israel, I doubt that any of us would dare say, let there be a Holocaust so the state of Israel can be established. And of course, if there was not the Holocaust, the state of Israel would be far more stronger, far more important, far more sure of itself than because of the Holocaust. The Holocaust proved to us the danger of our abnormal existence among the nations. The danger of non-legitimacy of our presence among the Nazis. It was easy for the Nazis to destroy us.
and to get other people to participate in our destruction, either actively or by indifference, because our statue in the world was not legitimate. We were outside of history. And there were many Jewish thinkers who were saying, this is our way, to be outside history. We are different. We must be different. We have to keep our differences. Even some of the most Nobel professor and Nobel researchers of Jewish identity were saying, we don't have to be like our other nation. And the Holocaust was proved what is the consequence of this thing. There are also the question of the Nazi. I remember after the war, many were saying the roots of Nazism is deep in the German DNA, that you see already in Faust of Goethe, already a man that is selling his soul to the devil. And 100 years afterwards, this is the classical epos of the German legacy, and after 100 years, a whole people were selling his soul to the devil. So there are many historians who try to find the roots of Nazism also in the history of German, in the nature of the character of German, and all these things. It is, of course, nonsense. We see today different Germany, a total different Germany. And the fact that this is a different Germany make them guilty because they choose Hitler. It was not something that was coming from their DNA. It was not coming from their culture. Of course, there were elements in their culture that perhaps helped them to do this. But finally, the fact that there is really another Germany prove their guiltiness, their responsibility for Nazism. Nazism was not obligation for them. They have chosen it. I will say only, to conclude, I will say we have some challenges. We have, I think, two major challenges of the Holocaust. The first challenge is to keep communication, to feed communication. The most terrible thing in the Holocaust was the fact that thousands, millions of people were killed in concentration camp, and we did not know even it was nearby in Europe. And the fact that communication was cut, and the fact that there was a possible for people not to know, and there were people who did not want to know. This is the problem. The problem is not only the channels of communication. The channel of communication can be open, but there are people who don't want to listen to what is happening. So the importance of communication, the importance of the media, the importance of journalism, the importance of all these means of communication is extremely important. We know that from time to time we are angry about communication. We are angry about the journalists who are entering to all the secrets and revealing things. We have to respect it. Even some of the information is false and not right and wrong, still we have to keep communication and to force people to know. To not to let them not to know. And the second thing, and I think is, and it is very important, and I would say it for me, it is the importance why to remember the Holocaust. Why I will ask even people that are far away, in Japan, in Indonesia, in people or in India or in China, to know the Holocaust. Because in the Holocaust there was something new that was revealed. What is the scope of humanity? What is the dimension of humanity? We knew always that man can do the most terrible things and the most noble and wonderful things. But in the Holocaust there were one of the examples of what the extent of evil that man can do, and in the contrary,
the facts that people that were Muslims, that were, we saw them on the screen when we see the pictures from the Holocaust. They were totally dead already. And still, as a dead people, that were skeleton, that they could not move at all, still these people could do moral things. They could bring part of the bread to another person. The fact that a man's capacity of doing moral things is even in the almost dying person can still have the possibility to do moral judgment and moral choices. And the fact that men can do the most evil things demonstrate to us what is the, I would say, the size of man. What is the scope, what is the horizon of the human being. And this by itself, the Holocaust gave a very important example for this. And for this only reason, even people will not know who are the Germans, who are the Jews. They have to go back to the Holocaust to know the dimension of the humanity. And to know the dimension of humanity, in my opinion, this will keep the Holocaust as an important event for all of us. Everyone will draw his conclusion. I draw my conclusion, but I respect the other conclusion. And I hope that by repeating what you are doing here now in Italy, after many years that you have been also denying your way or your share in the all this horrible World War II, the way in which you are doing it will strengthen the Italian identity, the Italian dignity, and the Italian respect. Thank you very much. Abraham mi ha appena detto che ci consentirà di mettere il suo testo bilingue in inglese e in italiano sul nostro sito collegato a questo importante evento. Un discorso veramente intenso e lo ringraziamo di questo. Chiudiamo questa cerimonia qui perché non ci sono parole che possono seguire queste parole. Siete tutti invitati alla porta accanto, un breve rinfresco, dove abbiamo ancora una volta insieme ringraziato Abraham per il suo contributo. Thank you very much, Professor Yoshua.